La Quaresima è una ricorrenza della Chiesa Cattolica e altre chiese cristiane che rievocano il periodo di circa 40 giorni che precedono la Pasqua. I primi accenni diretti a un periodo di preparazione pasquale risalgono agli inizi del IV secolo in Oriente e alla fine dello stesso secolo anche in Occidente. Fu una prassi penitenziale col digiuno, che con tutta probabilità iniziò ad affermarsi anche prima, a partire dalla metà del II secolo. Acquisì simbolicamente un valore salvifico e redentivo, che introduce il fedele nell'impegno della conversione e la fede in Dio. Inizia il mercoledì delle ceneri e si conclude il giovedì santo con l'inizio del triduo pasquale, cioè i tre giorni con l'ultima cena, il venerdì santo e la morte di Gesù, la resurrezione. Questo periodo è caratterizzato dall'invito alla conversione, alla penitenza, la preghiera, la pratica della carità e il digiuno. Nella tradizione cristiana e anche popolare, i venerdì di Quaresima sono di magro, come vengono definiti, cioè dediti al completo digiuno giornaliero in ricordo più diretto col digiuno nel deserto e poi successivamente la morte di Gesù. Ricorda i 40 giorni trascorsi da Gesù Cristo nel deserto, dopo il suo battesimo nel Giordano e l'incontro con Giovanni il Battista e prima del suo ministero pubblico. Nel deserto Gesù fu tentato dal demonio. Nel primo versetto del quarto capitolo del Vangelo di Matteo leggiamo: Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il numero 40 è anche un numero straordinariamente simbolico, dove sia l'Antico sia il Nuovo Testamento rappresenta i momenti salienti dell'esperienza della fede del popolo di Dio. È il numero che esprime il tempo dell'attesa e della purificazione. Nell'Antico Testamento sono 40 i giorni del diluvio universale, 40 i giorni passati da Mosè sul Monte Sinai, 40 gli anni in cui il popolo di Israele viaggia e peregrina nel deserto prima di giungere alla terra promessa. Nei Vangeli, 40 sono i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi discepoli prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. 40 sono i giorni della Quaresima. Stando ai segni di questo periodo cristiano, il digiuno, cioè l'astinenza dal cibo, porta a una pratica e comprensione di privazione per una vita più umile e sobria. Il digiuno è legato anche alla carità, proprio perché privati del proprio cibo, lo si può donare ai più bisognosi come gesto di carità e di generosità. Per questo, il gesto così nobile e umile si lega ancora a sua volta alla preghiera. Una delle preghiere che si recita durante la Quaresima è l'Ubi Caritas, inno usato poi come una delle antifone per la cerimonia della lavanda dei piedi il giovedì santo. Il suo testo dice: Ubi Caritas et amor Deus ibi est. Dove c'è carità e amore, qui c'è Dio. Sant'Agostino disse che il digiuno e la carità sono le due ali della preghiera, che le permettono più facilmente il suo slancio verso Dio. E San Giovanni Crisostomo, antico santo della Chiesa che fu arcivescovo di Costantinopoli, disse:
abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Da sempre nelle domeniche di Quaresima si è invitati anche al ricordo del battesimo e a vivere un itinerario battesimale base della vita cristiana. Gesù stesso, prima di andare nel deserto, si fece battezzare sul Giordano. Papa Francesco ricorda che la Quaresima non è un esercizio con la volontà di effettuare una scalata per la gloria, ma è un esercizio di umiltà e carità per raggiungere il sentimento e il valore più salvifico dell'uomo, l'amore. Grazie dell'ascolto e arrivederci.